matrimonio da favola del principe William e Catherine Kate Middleton ha tenuto il mondo incollato allo schermo. Una cerimonia regale ma sobria, voluta così proprio dagli sposi, e i media hanno seguito un po' tutta la storia. Noi come sito abbiamo cominciato a seguirlo nell'immediato, cioè appena annunciato il fidanzamento, abbiamo visto anche l'interesse dei lettori del sito. In Italia, in maniera specifica, io ho notato che l'evento è stato seguito un pochino in ritardo, nel senso che hanno cominciato ad attivarsi un mese prima circa. Non emozionante sicuramente, è una gran bella cerimonia, ben organizzata, non dico sottotono perché assolutamente no, però senza la scelta delle musiche non giusta secondo me, perché poi rifaceva il funerale della mamma di lui. Tra amanti o meno della corona, la curiosità e le discussioni verso questo evento non sono mancate. Critiche o apprezzamenti, fatto sta che questi due ragazzi, apparentemente normali, hanno riportato interesse verso una monarchia ormai poco considerata. Le Marche, se possiamo dire, sono anche uscite fuori in maniera minima, perché qualche giorno prima delle nozze Kate ha indossato così una borsa Tod's, una riedizione della famosa D-bag che aveva realizzato Della Valle in onore di Lady Diana. Questa cosa insomma ha entusiasmato moltissimo ed è stato un piccolissimo tocco marchigiano a questo evento. Fanno parte della vita e della normalità anche loro, per cui ne sentiamo parlare, no? I giornali, ok. Adesso che io poi sia particolarmente accanita, no. Diciamo che io non do molta importanza a questi eventi, non li ritengo così importanti, visto che comunque questo paese ha dei grossi problemi e non focalizzo l'attenzione in modo particolare su queste cose, però sì, devo dire, bello. Il matrimonio è stato molto emozionante, meno fastoso di quello di Carlo e Diana, però nello stesso tempo più partecipato, più intimo, più raccolto, e i due erano estremamente emozionati e lo trasmettevano in maniera forte, per cui credo che sia poi scattata anche l'identificazione, la partecipazione delle persone che si sono trovate insomma a viverlo e a vederlo.